Proseguiamo, sono gli ultimi tre, promesso. Premi speciali, il prossimo va a Luigi Cantamessa. Leggo Veglia. io. Il dottor Luigi Cantamessa non è con noi, ci ha mandato un messaggio molto carino e ritirerà il premio al suo posto la dottoressa Claudia Frattini. Allora chiediamo vogliamo leggere prima le motivazioni e poi vediamo il videomessaggio. Oddio, attento, attento, attento. Premio speciale 2023 della Presidenza del Franco Cuomo International Award dell'Associazione per il Meglio della Puglia è stato assegnato a Luigi Cantamessa, dal 2013 direttore generale della Fondazione FS Treni Turistici, la più grande del settore in Europa, per aver valorizzato l'enorme patrimonio tecnico, architettonico, ingegneristico delle Ferrovie dello Stato, trasformandolo in una straordinaria opportunità di fruizione sostenibile, culturale e turistica. 10 anni di lavoro appassionato che hanno portato alla riapertura di quasi 1.000 chilometri di ferrovie che oggi consentono ai visitatori di scoprire le bellezze e il retaggio della provincia italiana. Una bella storia, come ama definirla, che coinvolge tutti, luoghi e persone, dall'Alto Adige alla Sicilia, dai viaggiatori ai ferrovieri in pensione, dai collezionisti alle associazioni, che sta portando alla diffusione di una vera e propria cultura ferroviaria, che è una disciplina umanistica, perché, spiega Cantamessa, al di là del rigidismo e dell'ingegneria ferroviaria, mette il treno tra gli elementi centrali dello sviluppo della società italiana. E anche perché, lo premiamo, anche perché ha l'alto compito di sottrarre le ferrovie all'abbandono e al degrado, cosa verissima. Ecco, buonasera a tutti. Porto i saluti e i ringraziamenti dell'ingegner Luigi Cantamessa alla giuria e le congratulazioni a tutti i premiati che sono qui. Mi fa molto piacere rivedere il maestro Cupiavati che con il gruppo Ferrovie dello Stato ha realizzato un meraviglioso cortometraggio, Un viaggio di 100 anni, nel 2015. Non è facile parlare al posto di un'altra persona perché l'emozione è integra e in più c'è la responsabilità del portato. Cosa avrebbe portato qui Luigi Cantamessa? Ecco, per riprendere uno spunto molto interessante, avrebbe condiviso la storia della Fondazione FS. Che cos'è la Fondazione FS? È un punto di luce nato solo 10 anni fa, nel 2013, e che in questo poco tempo è riuscito a generare una costellazione di persone, donne e uomini, come noi, che lavoriamo con passione, orgoglio, senza mai fermarci. Sono stati 10 anni intensissimi. E fortunati, devo dire anche fortunati, valore per i territori, per le comunità, per le persone, per tutti noi. Credo che questa storia si possa raccontare con le emozioni e anche con i numeri. Che cosa è successo in questi 10 anni? Bene, abbiamo iniziato prima di tutto andando a recuperare, valorizzare, restaurare, divulgare qualcosa che era dimenticato, dimenticato come quei 1.000 chilometri di binari ferroviari strappati all'oblio, oggi funzionanti, è diventati volano turistico ed economico per le comunità e i territori che attraversa. Abbiamo recuperato quello che era ciò che le ferrovie italiane sono state fin dall'inizio e che il maestro Avati ha raccontato magistralmente. Perché questo? Non solo per recuperare la storia di un'azienda, ma anche quella di
dell'Italia, degli italiani, perché in 100 anni le ferrovie italiane hanno raccontato come sono cambiate le abitudini di vita e di viaggio degli italiani. Quindi la fondazione è nata sulla base dei suoi archivi che piano piano, di minuto in minuto, di giorno in giorno si sono costituiti. Oggi abbiamo in archivio 10.000 lastre in vetro originali, 72.000 negativi, 60.000 diapositive, 6.000 tra filmati originali e cassette. Abbiamo 10.000 progetti di stazioni e depositi, abbiamo 150.000 progetti di locomotive e di treni. La nostra biblioteca, che vi invito a visitare a Villa Patrizi in Piazza della Croce Rossa a Roma, vanta 350.000 monografie, 120 testate di periodici e 14.000 cartografie ferroviarie. Non è tutto. Vicino Napoli, il Museo di Pietrazza, che forse qualcuno di voi conoscerà, è un polo culturale di primaria eccellenza, baciato dalla fortuna, affacciato sul mare, ed è il caposaldo, il primo polo di una roadmap dei musei del mare che stanno per arrivare a Trieste Campomazio, nella stazione museo di Trieste Campomazio, e dal lato opposto d'Italia a Messina Marittima. Cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo appunto recuperato 1.000 chilometri di binari ferroviari che oggi ospitano più di 400 treni d'epoca restaurati e funzionanti. E non solo. Dalla fondazione è nata per gemmazione una nuova società all'interno del gruppo FS, FS Treni Turistici Italiani, facente parte del polo passeggeri. L'ingegner Cantamessa oggi non è qui proprio perché ha rappresentato questa nuova società, la Winter Experience, presentata a Milano dalla capogruppo FS Italiane. Bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.